Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati su LeonTube, eccoci con il livello 12 dell'evento speciale Ultima RS. Una bella notizia, potremo andare a fare anche i progetti del Trezor perché nel nuovo aggiornamento di oggi è uscita la caccia all'auto della Trezor. Quindi ragazzi, dopo la vedremo bene nella rubrica del venerdì. Ma oggi concentriamoci qui, livello 12 dell'evento speciale Ultima RS. Intanto, ragazzi, mettete un bel mi piace, cliccate la campanella e iscrivetevi al nostro canale. Anzi, prima iscrivetevi e poi cliccate la campanella. Termina la gara, ok. Tempo Tanica e Nitro. Dannazione, non mi piace molto. 5. Batti il tempo di 1.35. Andiamo a prendere 30 gettoni token. Gettoni blu. Il tempo di 1.32, andiamo a prendere Umpsol, progetto della Ultima RS. Poi con l'auto a 3 stelle, quindi qui dovete avere la DS a 3 stelle. Batte il tempo di 1.31, andiamo a prendere altri 90 fino a 90 gettoni di token blu. E batte il tempo di 1.3500 con l'auto a 3 stelle per andare a prendere due progetti. Peccato, solo due. Andiamo. La DS dovreste averle quasi tutte al massimo perché è una delle prime auto che si riesce a fare e anche tra l'altro se avete seguito, avete iniziato o state iniziando ora, cercate la guida qui nel nostro canale perché è tra le prime auto da portare al suo massimo. Tra la carriera e i vari eventi giornalieri si riesce a portare al massimo un'auto di classe D, ma è buonissima anche per fare poi il Silver nella categoria Silver. Dedicata alle auto di classe C. Taniche, ok. 5 taniche da prendere. E tempo da battere. 1.30 e 500. Devo fare 1.30, 1.31. No. Ok, passiamo di qua. Ci sono 3 taniche che ci aspettano. Vediamo di eccole qua sul ponte. Prese. Perfetto, qui è una pista anche abbastanza lunga, le taniche ci sono, non è un problema, ma siamo sempre vincolati ad andare a prenderle. Ok, siamo a 6 step con questa, quindi direi possiamo ritenerci soddisfatti. Ora andiamo a vedere che tempo riusciamo a fare. Siamo a metà tracciato, 43 secondi, quindi siamo sull'1.26. È chiaro che è una stima. Poi ci sono qui altre 3 taniche. Tagliamo il tracciato. È pieno, ci sono molte taniche, quindi non dovrebbe essere difficile nemmeno andarne a raccogliere 5 girando più tranquilli senza pensarci troppo, però sempre bene andare concentrati. Ecco l'ultima rampa, il traguardo è laggiù, 1.20. 1.22 quasi, quindi tempo anche qui molto facile da fare, peccato soltanto due progetti. Comunque, 3, 6, 9 sono le condizioni, 12, 13, 16, 18 condizioni in tutto. Ma la cosa che mi stimola di più, ragazzi, ve lo ripeto, è la caccia all'auto della Trezor che dovremmo portarla assolutamente al suo massimo. La caccia all'auto, lo sapete, è molto impegnativa perché va giocata costantemente. Dobbiamo sfruttare tutti i ticket possibili. I ticket, abbiamo 10 ticket ogni circa un'ora e mezza, più o meno si vanno a ricaricare. Adesso intanto che aspettiamo andiamo a vedere qualche dato sulla Trezor, dopo lo vedremo anche nel dettaglio della rubrica del venerdì. Quindi ragazzi mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per non perdere i nostri video e mettete sempre un bel mi piace, poi non vi costa nulla, noi ci aiuta tantissimo, soprattutto ci gratifica. Perché vedere che un video piace è molto gratificante, molto più di tante altre cose. Intanto qui ancora con le taniche non ci siamo, e ora direi che ci siamo. Quel tracciato pieno di taniche lungo, avete visto, e 30 e 500 il tempo da battere. 1 minuto 22 il tempo che abbiamo impiegato noi prima. Ok,
quindi più o meno siamo lì. Ovvio che se siete fenomeni della guida, detti anche alieni, farete sicuramente tempi migliori di molto. Ultima rampa. Ok, abbiamo migliorato già un secondo. Comunque, dicevamo, la Trezor ci servirà poi per completare l'evento e portare comunque l'auto al massimo. Sono 128 progetti, quindi non sono tantissimi. Considerando che la caccia all'auto generalmente viene da 2, 2 e mezzo ogni 11 biglietti, quindi ogni ora è 40, contiamola. E quindi va fatto. E assolutamente, intanto qui andiamo a fare l'ultimo giro. 3, 3. Sì, perché non erano più di 3 condizioni, quindi andiamo a fare l'ultimo giro che ci consente di completare tutte le condizioni di questo livello 12. Un livello easy, abbastanza semplice. E poi dopo ci inizieremo a dedicare subito alla caccia all'auto della Renault Trezor. Siamo già a 2 stelle, comunque, se non erro. No, 1 stella. Perché nell'evento speciale con la Trezor, la tappa dedicata alla Trezor, non siamo riusciti. Abbiamo fatto solo gli obiettivi della prima stella. E praticamente. Qui a questo punto potremmo, perlomeno io o chi gioca comunque da parecchio, potremmo completare tutte e 315 le condizioni, perché le auto sono tutte abbastanza comuni. La Trezor era l'unica un po' che mancava. Era un'auto, mi sembra, se non erro, era uscita in qualche passo, infatti io non l'avevo. Poi sono usciti dei progetti nella scorsa stagione, dei pacchetti nella scorsa stagione, dove potevamo potenziarla, tra l'altro pacchetti a 350 gettoni con progetto garantito, 3 progetti garantiti inclusi, perché essendo una classe D, diciamo, ha quel tipo di pacchetti, che sono abbastanza economici. Praticamente ogni 700 abbiamo almeno 6 progetti, però farlo con la caccia all'auto è ancora meglio, perché è, diciamo, gratuito. Piccolo miglioramento anche in questo giro, dicevamo, è gratuito e va fatto davvero davvero di brutto, ma la caccia all'auto, soprattutto quando la potete fare, è un evento che vi dà tanti crediti e tanti progetti, non progetti, tanti pezzi di importazione che poi valgono anche come pezzi di scambio, e quindi tanti, tante monete rosse per noi. Eccolo qua, completato. Le auto le vediamo, sono tutte abbastanza, sì, a parte la Trezor, la Onix, se avete fatto e seguito la nostra guida, ah no, non riusciremo a andare alle condizioni, perché poi nell'ultima ci chiederà le stelle della ultima RS e noi dovremo essere fermi alla seconda, quindi qui andremo a perdere 4, 4, 8, 9, 17, 18 condizioni ci mancheranno, quindi non staremo nelle 300, non dovremo stare nelle 300. Detto questo, ragazzi, ci salutiamo e come sempre, solite cose, continuate a seguirci. Ciao a tutti!